Io sono il vice sindaco del comune di Terenzo, qua ci troviamo a Sivizzano e la parte, diciamo, scendendo della sponda del fiume sulla destra del comune di Terenzo, la parte dove siamo adesso è Fornovo. Questo ponte è un ponte che interessa soprattutto, diciamo, il nostro comune, quindi stavamo monitorando le zone, purtroppo c'è stato questo crollo dovuto a queste precipitazioni che dalle 9 per un'ora e mezza sono state veramente abbondanti in modo esagerato. Una piena così non l'ho mai vista, solamente che il male è che la sponda di là è sostituita con sassi per bene, fatto un lavoro giusto. Da questa parte non è stato fatto niente, questo è il male di questo ponte. A causa delle forti piogge, forse problemi dell'argine, noi siamo qua per ripristinare l'acquedotto e dei tubi che passavano staffati al ponte. Uno è rimasto ancora in servizio, l'altro si è strappato. Stiamo cercando di ripristinare per dare l'acqua alle abitazioni adiacenti, per forza.